Ciao, sono Pasquale, in Arte Echina e sono nato ad Acerra e ho prodotto Get You Do Move. Dei brani che hanno fatto più successo e su quali piattaforme? I brani che hanno avuto, diciamo, più successo sono Get You Do Move e Can We Kiss Forever, senza escludere gli altri che comunque sono andati molto bene. E le piattaforme dove hanno avuto il boom sono principalmente Spotify, TikTok e YouTube. Mi potresti elencare qualche VIP influencer che hanno repostato i tuoi brani? Qualche anno fa Kylie Jenner ha messo delle storie mentre cantava allo specchio una mia traccia, che è Baby You're Worth It. E poi ricordo anche Paris Hilton che commentò un mio TikTok e da lì abbiamo iniziato a parlare. E lei è una grandissima fan della mia musica. Oggi hai ancora rapporti con Paris Hilton? Non ci sentiamo da un po', però. Avete instaurato un'amicizia, più o Diciamo, meno. diciamo, diciamo. Ci sono delle collaborazioni dal punto di vista internazionale o nazionale con artisti importanti? Io ora sto lavorando al mio nuovo album e ci sono delle belle collaborazioni, però il mio focus rimane sempre la musica. Per me non importa, diciamo, la grandezza del nome della collaborazione. Com'è stata la tua prima reazione al contatto della prima casa discografica? Era tipo il 2019, era tipo il 2019-2018. E stavo giocando all'Xbox e vidi che il mio iPhone era impazzito, era pieno di notifiche ed erano tutte mail di etichette di major. E la prima etichetta che mi ha contattato, che poi è stata quella con cui ho firmato, è Columbia Records. Quello che ha fatto più successo su TikTok, mi sento di dire, che è Can We Kiss Forever. A un certo punto aprivi TikTok ed usciva sempre qualche video con Can We Kiss Forever. Ultimamente sto vedendo che You Are Mine sta andando molto forte e sta prendendo piano piano il suo successo, la sua attenzione. Com'è la vita che stai conducendo attualmente grazie a questo successo? Ma la mia vita è rimasta pressoché sempre uguale, solo che comunque la firma con l'etichetta mi ha dato l'opportunità di viaggiare e di vedere il mondo, dove diciamo che questa opportunità io la prendo molto per ispirarmi. Che per me l'ispirazione è fondamentale e viaggiare mi aiuta molto a produrre nuova musica. Com'è stata la reazione da parte dei tuoi familiari per questo successo? Ma in realtà i miei genitori non hanno, diciamo, non hanno capito benissimo quello che è successo. Hanno capito la gravità della cosa, però continuano a fare la stessa vita di sempre e sono stati proprio loro che mi hanno insegnato questo valore della vita, il fatto di tenere i piedi saldi a terra. Siccome ti immagini tra 10 anni nel mondo della musica. Nel mondo della musica, io tra 10 anni mi immagino sempre lo stesso bambino che ha iniziato a produrre, sempre la stessa voglia di esprimere le mie emozioni e diciamo quell'intraprendenza nel pubblicare le mie emozioni, quella sorta di coraggio. Poi per me l'obiettivo principale tra 10 anni è quello di aver ispirato quanti più ragazzi e quante più persone a inseguire i loro sogni. Ad oggi, se dici a una persona questo brano è di questo ragazzo di Ma Acerra, non ci credono. in realtà all'inizio nessuno aveva ben associato la mia faccia al nome Kina e tutti si chiedevano: ma chi ha fatto Can We Kiss Forever, Get You the Moon? Diciamo negli ultimi tempi la mia faccia ha iniziato a girare e ora le persone stanno capendo. Però vorrei che una cosa fondamentale che si debba capire è e che non c'è nessuna differenza tra la figura del produttore e la figura del cantante. Sono in egual modo molto importanti e fondamentali nella musica. E voglio che il produttore venga considerato un main artist e un frontman come il cantante, Il significato di Kina? appunto. Io avevo moltissime tracce, non sapevo se pubblicarle oppure no, e non avevo ancora un nome per un alias.